Gli impianti completi di lappatura di Ancora stanno avendo grande successo sul mercato spagnolo e su quello brasiliano. Su questi due mercati principalmente Ancora si è dedicata alla linea di finitura, che partono dalla lappatura fino alla rettifica. E la sfida che Ancora ha voluto perseguire è stata quella di installare delle linee in uscita forno, cosa che attualmente non si era mai verificata in Europa. Quindi forni di alta produttività, parliamo di 16.000 metri, con queste linee per lappare e rettificare. L'impianto in Brasile principalmente sono impianti dedicati, quindi uscita forno, non c'è stoccaggio, quindi diretta, linee molto performanti in termini di regolazione di macchine, di aggiustamenti, cambi formati, eccetera, da non escludere il fattore che prodotti lappati devono essere assolutamente rettificati e quindi con un conseguente prodotto in uscita forno monocalibro. In Spagna ha ancora realizzato l'impianto più produttivo al mondo. Questo impianto in uscita forno sta lappando prodotti di grandi formati con produttività circa sui 16.000 metri quadrati al giorno. Di conseguenza abbiamo cercato di accompagnare il cliente nello studio del prodotto, del supporto, quindi una parte di ricerca iniziale, macchine in uscita forno senza stoccaggio, quindi diretta, 5 lappatrici, quindi 100 testi di lappatura. In uscita alle testi di lappatura abbiamo installato praticamente un sistema di trattamento superficiale iCoat e a seguito macchine performanti per rettifica secco. Tutto questo è stato configurato per l'utilizzo di pochi, oserei dire due, operatori in linea. Da qualsiasi punto della macchina l'operatore può cambiare i formati e automaticamente la macchina si autoregola dall'inizio alla fine. Gli impianti di lappatura di Ancora garantiscono notevoli risparmi. Principalmente il risparmio sulla lappatura, installando queste linee in uscita forno, sono risultati di circa un 20% sulla lappatura, con costi anche molto contenuti per quello che riguarda, diciamo, la rettifica. Parliamo di circa 10 centesimi al metro quadro e costi di manodopera anche qua molto contenuti. Gli impianti sono pensati per realizzare lastre di grande formato con notevoli plus estetici. I formati non sono più formati standard, i soliti 60-60, qui siamo andati su dei formati medio-grandi, quindi 120x60, 120x120, 90x180, 75x150, quindi prodotti già di una gamma importante, no? E qui proprio per questo c'è necessità di dare valore aggregato a questi formati. I plus che una lappatura dà sono due. Prima un discorso estetico di lucentezza, che questo è tradizionale. Ma oggi come oggi, grazie alla grafica anche e soprattutto digitale, riusciamo a mettere in risalto quelle che sono le decorazioni del prodotto, con anche determinate finiture come può essere il Luxury o l'iCoat, che sono prodotti macchine per trattamento che risaltano molto di più la profondità del prodotto. Totale integrazione con la fabbrica automatizzata, anche questo è garantito dagli impianti di lappatura di Ancora. Questo impianto è stato fatto con le ultime, diciamo così, novità dell'industria 4.0, inoltre è stato installato anche un sistema chiamato Tutor, che è un sistema di monitoraggio proprio per cercare di studiare l'efficienza, di avere sotto controllo l'efficienza della linea, oltre a preventivare eventuali manutenzioni, calcolo dei costi anche, perché comunque in una linea del genere c'è un consumo, c'è di utensili molto elevato. Quindi diciamo tutto monitorabile attraverso dei sistemi computerizzati.